Buongiorno a tutti. Oggi illustreremo quello che è il sistema di governance delle risorse FSC all'interno anche della Regione Abruzzo, partendo anche dalla riforma della governance del Fondo di Sviluppo e di Coesione con il nuovo PSC. Infatti, il decreto legge numero 34 del 2019 ha introdotto una serie di semplificazioni nella governance del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, proprio per garantire un sistema unitario in capo ad ogni amministrazione titolare dei piani operativi e anche per favorire quella che è l'accelerazione della spesa di tutti gli interventi che sono finanziati con il Fondo FSC. All'interno, infatti, del Fondo FSC esistono una pluralità di interventi che sono stati, finanziati sia attraverso accordi di programma quadro, che sono stati i protagonisti della programmazione 2000-2006. Chiaramente, nel caso del PSC, sono anche comprensivi di tutti gli aggiornamenti e gli addendum. Poi ci sono i progetti finanziati nella programmazione successiva, quindi col PAR 2007-2013, sempre inseriti all'interno del nuovo PSC, e i programmi operativi dell'ultima programmazione, che è afferente ai programmi operativi 14-20 e Patti per lo Sviluppo. Quindi il CIPES, in questo modo è riuscito ad approvare una serie di norme per la gestione di un unico piano operativo, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio che riguardano una vera pluralità di atti documentali. Per quanto riguarda nello specifico la Regione Abruzzo, la CIPES numero 21 del 2021 ha approvato la dotazione del PSC. Andando poi nella fattispecie, di quelli che sono gli attori istituzionali, partiamo da quelli che sono gli attori più importanti, cioè quelli a livello governativo. Allora abbiamo intanto il tavolo dei sottoscrittori degli APQ, dove per APQ si intende l'accordo di programma quadro, che è un accordo sottoscritto da più soggetti interistituzionali. È molto importante sottolineare quindi che non sono solo i responsabili di linea a sottoscriverlo, ma ci sono anche degli accordi che vengono presi a livello interministeriale. Poi abbiamo il Dipartimento per le politiche di coesione, che è uno dei protagonisti indiscussi della programmazione del Fondo FSC, l'Agenzia per la coesione territoriale, il NUVEC, che è il Nucleo di Valutazione e Controllo di quello che è il programma operativo, e l'IGRUE. Allora, l'IGRUE è l'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea e impatta direttamente sulla gestione del sistema di monitoraggio per le politiche di coesione. All'interno di questi dipartimenti della funzione pubblica esiste quello che è il Comitato di Sorveglianza. Il Comitato di Sorveglianza ha una funzione fondamentale all'interno del PSC perché è quello che va a vigilare sulla funzione e l'andamento del programma, quindi non solo sulle azioni che vengono attuate affinché il programma stesso venga portato a termine, ma anche su quelle che possono essere le criticità ed eventualmente su come sanarle. Il Comitato di Sorveglianza si riunisce di solito una volta l'anno, a volte anche due a seconda delle necessità, e direttamente all'interno della Regione Abruzzo. Poi, sempre nel nuovo PSC, dobbiamo notare che ci sono delle autorità importantissime, autorità che sono state importanti anche a livello delle programmazioni precedenti e che sono intanto il responsabile, della programmazione nazionale e poi l'autorità di certificazione. Questi due elementi, con due, responsabili, con due dirigenti diversi, hanno funzioni, molto correlate perché il responsabile, dell'organismo di programmazione all'interno quindi, del servizio di programmazione nazionale è, quello che si occupa proprio dell'attuazione della programmazione degli interventi. Il responsabile invece, quindi l'autorità di certificazione, è quella che si occupa di validare la spesa una volta che sono stati effettuati i controlli.
All'interno di questo organigramma regionale ci sono poi gli uffici per la programmazione che afferiscono al fondo FSC, gli uffici per il controllo e il monitoraggio della spesa e poi ci sono i dipartimenti regionali. All'interno dei dipartimenti regionali ci sono i servizi dove i responsabili di linea si occupano sia della sottoscrizione dell'APQ, sia anche dei rapporti con i soggetti attuatori, sia anche sono responsabili dell'attuazione degli interventi. Quindi sia vengono chiamati RUA, sia RDL, a seconda che le programmazioni afferiscano al 2007-2013 o al 2014-2020. All'interno anche dei dipartimenti regionali e quindi facente riferimento a quelle che sono le strutture regionali e dipendenti direttamente anche dai direttori del dipartimento perché da loro nominati, ci sono poi i controllori di primo livello che collaborano direttamente anche con i responsabili di linea ai fini della certificazione della spesa. Tutto questo lavoro per cercare di coadiuvare i soggetti beneficiari, quindi veri e propri soggetti attuatori, che sono quelli che collaborano con la struttura regionale al fine dell'attuazione finale del programma, quindi al fine del vedere, come dire, il prodotto finito. Passando però a fare un excursus di quello che è il sistema di governance delle risorse FSC, è importante sottolineare come questo sistema sia cambiato molto all'interno delle tre programmazioni precedenti, ossia la programmazione 2000-2006 ha visto la Regione Abruzzo sottoscrivere con il governo delle intese istituzionali di programma con cui ha individuato degli APQ, accordi di programma quadro. All'interno della programmazione 2007-2013 poi abbiamo l'ODP che prende, quindi l'organismo di programmazione, che diventa un organo fondamentale all'interno della Regione Abruzzo, proprio con competenze assegnate con DGR 567 del 2007 e ha funzioni di raccordo e coordinamento generale al fine di assicurare la tempestiva attuazione del programma, anche in funzione del fatto che la programmazione 2007-2013 vede comparire anche gli obiettivi di servizio e quindi la loro relativa attuazione. La programmazione 2014-2020 vede invece protagonisti i patti. I patti rappresentano, nell'ambito della 2014-2020, il principale strumento di gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione, che chiaramente nelle precedenti programmazioni invece era attuato o con gli accordi di programma quadro, oppure mediante proprio programmazione e quindi attuazione degli interventi. Passando invece alla fase successiva, parliamo invece di quella che era nello specifico la programmazione 2000-2006. Allora, fondamentale è il ruolo del CIPE. Il CIPE, che oggi viene anche ridefinito CIPES, è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che è un organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che poi viene coadiuvato dai ministri stessi, chiaramente ministri che hanno strettamente competenze in materia di crescita economica e che ha il CIPE ha compiti cruciali per quanto riguarda tutta la politica economica italiana. Quindi il CIPE si occupa proprio di programmazione e riprogrammazioni di quelle che sono le risorse del fondo FSC, assegnando direttamente alla regione dei fondi da poter gestire. Quindi la regione Abruzzo, attraverso quindi i componenti della giunta regionale, il Dipartimento della Presidenza e lo stesso RUPA, quindi il RUPA regionale, cos'è? Non è altro che il dirigente, scusate, dell'ufficio programmazione, che è una specie di organismo di vigilanza che si occupa dell'attuazione di tutti gli impegni assunti negli accordi. All'interno quindi della Regione Abruzzo, al di sotto quindi di questo Dipartimento della Presidenza, ci sono sempre i responsabili di linea che poi si occupano materialmente di sottoscrivere gli APQ e di come dire, relazionarsi direttamente con quelli che sono i soggetti beneficiari, alla stregua anche dell'aiuto che viene dato a livello ministeriale, quindi a livello in senso lato, da quelli che sono i comitati istituzionali di gestione, il CIG, e il Comitato Paritetico per l'Attuazione, il CPA. Per quanto riguarda nello specifico la Regione Abruzzo,
Il programma di investimento regionale viene designato nell'ambito di una cornice negoziale, che è quella dell'intesa istituzionale di programma, che è stata stipulata il 15 febbraio del 2000 tra la Regione Abruzzo e il Governo. L'intesa istituzionale di programma, è un vero e proprio strumento di programmazione che ha consentito a tutte le regioni di concordare con il governo centrale tutti gli obiettivi e anche le aree dove gli interventi strutturali potessero essere di maggiore interesse e quindi poter, come dire, effettuare, dei veri e propri interventi al fine dello sviluppo regionale stesso. Quindi, l'intesa istituzionale del programma prevede la stipula di accordi di programma quadro che sono stati importantissimi all'interno della programmazione 2000-2006 e all'interno dell'accordo di programma quadro che veniva comunque sempre redatto da responsabile di linea, quindi dal dirigente, c'era una definizione puntuale di tutte quelle che sarebbero state le opere, i finanziamenti e le procedure di monitoraggio per la definizione degli investimenti. Per quanto riguarda nello specifico la Regione Abruzzo, a fronte di un valore di investimento molto ingente, possiamo notare come sono stati stipulati addirittura 49 APQ. Ma passando invece alle risorse del sistema di governance e quindi alla programmazione 2007-2013, vediamo come in coerenza con il quadro strategico nazionale e sulla base della delibera 166 del 2007, i nuovi, seguenti, ci sono dei nuovi organismi di governance che sono i seguenti. E nella fattispecie rimane fondamentale intanto il NUVEC, quindi il Nucleo di Valutazione e Controllo, l'organismo di certificazione e compare anche un organismo fondamentale che è l'autorità ambientale. L'autorità ambientale, nello specifico, è anche quella che si occupa di valutare la qualità degli interventi proprio nel campo delle politiche ambientali. Quindi è un'autorità molto specifica e che ha un compito molto delicato. Ricordiamoci sempre che all'interno sempre dell'organigramma della Regione Abruzzo c'è il Comitato di Coordinamento per la Politica Unitaria Regionale, l'organismo di programmazione che all'interno della programmazione 7-13 ha un ruolo centrale e all'interno dell'organismo di programmazione viene istituito un ufficio di coordinamento del monitoraggio, monitoraggio che viene effettuato per quanto riguarda il fondo FSC sul sistema che si chiama SGP. Sistema gestione progetti. All'interno di queste strutture che sono centrali, poi ci sono i vari dipartimenti. Le strutture di riferimento, quindi i dipartimenti, hanno al loro interno i servizi. All'interno dei servizi ci sono i responsabili di linea, che nella programmazione 2007-2013 sono chiamati RDL, e i controllori di primo livello, che si rapportano direttamente con i soggetti beneficiari. È importante sottolineare quelli che sono i compiti del responsabile della linea di intervento perché i responsabili dell'attuazione sono proprio i dirigenti del servizio. Tra le principali funzioni di quelle che sono, diciamo, i dirigenti del servizio, quindi gli RDL, intanto c'è quella di predisporre tutti gli strumenti ai fini dell'attuazione del programma, che possono essere gli oppure gli strumenti di attuazione diretta come appunto i SAD che sono previsti anche all'interno del SIGECO, coordinare tutto quello che è il processo di realizzazione degli interventi per ogni settore specifico, attivando tutte le risorse necessarie per l'organizzazione e l'attuazione del programma, definire tutti i format degli avvisi pubblici, dei disciplinari che poi vengono sottoscritti dai soggetti beneficiari e destinatari, provvedere eventualmente anche in caso al disimpegno di quelle economie che sono state maturate alla conclusione dei progetti e far riferimento all'organismo di programmazione, quindi segnalare l'economia all'organismo di programmazione che sempre all'interno della programmazione 2007-2013 avrebbe potuto comunque riutilizzare le economie per poter rifinanziare nuovi interventi di rilevanza pubblica. I controllori di primo livello sono figure altrettanto importanti e che assumono un'importanza ancora più rilevante all'interno della programmazione 2007-2013, perché l'addetto ai controlli collabora direttamente poi con l'RDL, in quanto trasmette al responsabile di linea quelle che sono le risultanze dei controlli svolti attraverso verbali o checklist. Tutto
Tutti i controlli, che di solito in desk sono effettuati sul 100% della spesa, sono elaborati attraverso una checklist polifunzionale che viene strutturata ed elaborata dall'addetto al controllo e corredata di un verbale di controllo di primo livello che diventa parte integrante e sostanziale del lavoro del controllore di primo livello. L'addetto al controllo, tra l'altro, deve effettuare anche una verifica su quelli che sono i dati di monitoraggio presenti all'interno del sistema SGP, proprio per verificare la bontà e la validità dei dati che sono stati poi segnalati dal beneficiario e quindi controllati e segnalati all'interno della checklist. I soggetti poi attuatori sono altrettanto protagonisti all'interno della governance, perché comunque sono quelli che effettivamente attuano il programma. Il soggetto attuatore può essere di varia natura, ci sono vari soggetti attuatori. Allora, per quanto riguarda le opere pubbliche, quindi parliamo della legge 160, ex legge 163 del 2006, parliamo di stazioni appaltanti, per esempio, no? Per quanto riguarda studi, indagini, progettazioni, di solito il soggetto attuatore è l'amministrazione che ne dispone l'esecuzione, affida la progettazione e quindi sostiene anche le spese di progettazione. Per quanto riguarda gli aiuti alle attività produttive e alla ricerca, si tratta del soggetto che eroga i contributi ai destinatari finali. Anche in questo caso può essere la regione stessa o la Camera di Commercio. Per quanto riguarda gli interventi in campo formativo, altri incentivi, per esempio per quanto riguarda le politiche sociali, di solito il soggetto attuatore è l'amministrazione a cui spetta la titolarità dell'atto di concessione, quindi del pubblico finanziamento. Possono esserci anche soggetti attuatori, per quanto riguarda partecipazioni azionarie, conferimento di capitale, anche in questo caso possono essere le regioni e i comuni, comunque enti pubblici. E per quanto riguarda l'acquisizione di beni e servizi, è la stessa amministrazione che è un soggetto attuatore che dispone l'acquisizione e quindi sostiene tutte le spese e ne controlla l'esecuzione. Adesso passiamo al sistema di governance delle risorse FSC della programmazione 2014-2020 e essa fa riferimento direttamente alla legge di stabilità del 2015, la 190 del 2014, che ridefinisce in maniera sistematica la programmazione di tutte queste risorse, introducendo dei nuovi elementi di governance rispetto alle precedenti programmazioni e prevedendo anche l'impiego di una dotazione finanziaria del fondo FSC attraverso dei piani operativi, nonché l'istituzione di una cabina di regia. La cabina di regia viene definita dal DPCM del 25 febbraio 2016 ed è componente della cabina di regia nazionale il presidente della regione, quindi i presidenti della regione sono componenti di questa cabina di regia nazionale e il responsabile della segreteria della presidenza diventa invece il componente del comitato di indirizzo e controllo del patto. Anche qui notiamo come l'organigramma è simile, ma ha delle piccole differenze rispetto all'organigramma che vediamo nella programmazione 2007-2013, tenendo conto che l'IGRUE, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il Dipartimento per le Politiche di Coesione sono dei punti fermi per l'attuazione delle risorse FSC, e anche il Comitato di Indirizzo e Controllo e Vigilanza comunque ha sempre un ruolo centrale. All'interno della Regione Abruzzo notiamo che esiste una nuova figura, che è quella del RUAP, che nella fattispecie entra a far parte a pieno titolo del Servizio delle Politiche Nazionali ed è il responsabile unico per l'attuazione del patto. C'è anche una nuova figura, che è il referente per la comunicazione. A tutte queste figure poi fanno riferimento i vari dipartimenti, a cui sono associati non solo gli uffici per i controlli di primo livello, ma anche sempre comunque i responsabili di linea, che possono chiamarsi RDL o RUA, cioè responsabili unici per l'attuazione del patto, e che comunque sono in ogni caso i dirigenti del servizio e che mantengono prettamente, squisitamente inalterate le loro funzioni anche rispetto a quelle che sono le funzioni che esercitavano nella programmazione 2007-2013. E che sono anche delle figure di raccordo con quelli che sono i vari uffici di monitoraggio a cui loro fanno direttamente riferimento e che sono fondamentali per i soggetti attuatori, che poi esplicano materialmente il monitoraggio.
responsabile dell'attuazione del patto, quindi il responsabile unico, è il dirigente del Servizio Programmazione Nazionale ed è stato individuato con deliberazione numero 402 del 25 giugno 2016, e quindi la Giunta regionale ha provveduto ad individuare questa figura. Le sue funzioni molto importanti sono quelle sia di sovrintendere tutte le operazioni di natura gestionale che riguardano il patto, ma anche compiere tutte le azioni e gli interventi che sono finalizzati alla sorveglianza stessa del cronoprogramma e alla rispondenza di quelle che sono le opere, quindi l'attuazione di quanto stabilito negli impegni sottoscritti, quindi negli accordi, nelle convenzioni, quanto sottoscritto quindi con i soggetti beneficiari. Il RUA, il responsabile unico dell'attuazione, che è il responsabile amministrativo, quindi il dirigente, è investito quindi della responsabilità attuativa della misura assegnata, cosa che era già presente per lo stesso dirigente responsabile di linea RDL, e si deve occupare quindi dell'attuazione, quindi non solo della sottoscrizione eventualmente dell'APQ, ma anche della predisposizione degli strumenti di attuazione diretta, i cosiddetti SAD, e poi si deve occupare di tutte quelle che sono le azioni di istruttoria, coordinamento e controllo di tutte le operazioni finanziate e cofinanziate. Le principali attività del RUA quindi sono la predisposizione di tutti gli strumenti per l'attuazione dell'intervento, quindi disciplinari, convenzioni, atti di concessione, garantire che tutte le operazioni siano conformi alla normativa nazionale e gestire i rapporti con i soggetti attuatori. Per quanto riguarda i controllori di primo livello, in continuità con la precedente programmazione 2007-2013, la Regione Abruzzo, ha comunque attivato un sistema di controlli sull'impiego delle risorse, FSC 2014-2020 al fine di assicurare la corretta gestione dei fondi, ma al fine anche di salvaguardare il principio di terzietà dei controlli, all'interno del Dipartimento sono stati adottati degli schemi operativi, cioè nell'ambito di ogni Dipartimento regionale esiste una separazione tra gestione e controlli che viene assicurata attraverso il ricorso a dei modelli molto specifici che diciamo vengono definiti in modo molto semplice come modello accentrato, modello a incrocio, ovvero all'interno di uno stesso Dipartimento le strutture titolari delle linee di azione non possono effettuare controlli sulle operazioni ad esse attribuite, quindi è possibile all'interno di un unico dipartimento avere sia la linea di azione che il controllore di primo livello. L'importante è che i servizi, quindi i responsabili di linea o i RUA, non siano gli stessi, quindi linee diverse, stesso dipartimento, possono trovarsi quindi i controllori di primo livello. I controllori di primo livello sono comunque nominati dal direttore del dipartimento e diciamo, il direttore del dipartimento è anche responsabile della gestione delle linee, chiaramente, di riferimento del patto, così come viene chiaramente stabilito dal SIGECO. Il soggetto attuatore e anche il responsabile unico del progetto non fa molta distinzione rispetto a quelli che sono i compiti già individuati nella precedente programmazione e nelle precedenti programmazioni. Cioè, nel caso del patto per il Sud, in particolar modo, al di là delle funzioni, i soggetti attuatori sono stati comunque individuati attraverso deliberazioni di programmazione di giunta regionale, ma in ogni caso, per quanto riguarda i compiti e le funzioni specifiche, ogni organismo, ente pubblico o privato, rimane comunque responsabile dell'attuazione del progetto e i compiti e comunque tutti gli adempimenti vengono illustrati in maniera molto dettagliata all'interno dei singoli atti che possono essere disciplinari, convenzioni, che regolano tutte le modalità di attuazione che vengono appunto predisposti dal dirigente, RUA o responsabile di linea e che regolano i rapporti con l'amministrazione regionale. A sua volta, il soggetto attuatore è tenuto comunque a nominare un responsabile unico di progetto chiamato RUP, quindi un responsabile del procedimento, che deve assumere tutti gli obblighi e gli impegni che devono portare all'attuazione del progetto, all'attuazione e quindi alla conclusione del progetto, per cui alla sua certificazione e alle azioni finali. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, vi saluto e
Se ci sono domande, sono comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento. Arrivederci.